Grazie Alain. Non ha ancora preso posizione il Dipartimento dell'Educazione ticinese sulla presenza nella maggior parte delle biblioteche scolastiche delle scuole medie di un libro considerato porno soft, per certi passaggi troppo descrittivi, e i dodicenni nelle librerie lo cercano. Sarà il passaparola tra compagni, sarà la curiosità pruriginosa dell'adolescenza, ma nonostante le sue 425 pagine, il romanzo After e i suoi 4 sequel spingono ragazzi in biblioteca e in libreria. La richiesta c'è davvero, visto che anche una serie di libri sono usciti, diversi volumi a distanza abbastanza ravvicinata, quindi c'era davvero le giovani lettrici che aspettavano con ansia il seguito della storia. In caso di domanda esplicita, mia figlia ha 11 anni, vorrebbe leggere After, a quel punto si dice no, forse è un po' troppo presto. Una ragazzina entra e mi chiede, io voglio After. E a questa bambina, questa era una bambina, chiedo, quanti anni hai? E lei mi dice 12. E io le ho detto, no, guarda, non te lo do. E perché non me lo dai? Dico, perché non è un libro adatto a te. E allora lei mi ha detto, allora io vado alla Manor a comprarlo. Ma vietarlo non aiuta, anzi, il gusto del proibito aggiunge sale ad una storia che di pepe ne ha già abbastanza. E ai giovani i sapori forti piacciono assai. Li cercano di continuo, con il rischio di cadere in una rete ben più vasta e pericolosa degli scaffali della libreria. Sì, non è occultando il bisogno dei figli che si risolve la problematica, può essere più proficuo parlarne con i figli, anziché magari i genitori lo leggano e poi possano insieme discuterne dicendo sono a disposizione per qualsiasi tua domanda se lo desideri, ed essere soprattutto pronti a rispondere alle miriadi di domande che i figli fanno, perché visto che ci sono tantissimi stimoli legati ai social media, alle nuove tecnologie, che i figli sono stimolati molto di più rispetto a quello che poteva essere una curiosità di qualche anno fa.